Nonostante l'ora, la sala è ancora aggremita e questa è già una notizia. Io sono venuto qua, ero pieno di gioia per raccontare insieme agli amici segretari generali e a tutti voi il contratto. Poi, francamente, mi sono un po' rattristato perché Claudio Casazza, che vedo lì, mi ha detto che Federer ha perso. E questo mi rattrista un po', perché Federer rappresenta quindi la classe innata. Djokovic, ci ha detto, rappresenta la forza granitica, quella forza granitica che le organizzazioni sindacali al tavolo negoziale hanno dimostrato. Claudio Dabbene ha detto: io voglio lo spirito unitario vero. C'è stato spirito unitario vero, perché tutte le organizzazioni sindacali hanno fatto un passettino indietro rispetto alle proprie istanze di sigla per fare tutti insieme un passo in avanti. Il sindacato è giustizia insieme e in questo caso siamo riusciti nell'intento. Siamo riusciti nell'intento perché ha ragione Fulvio Furlan quando dice che attraverso la contrattazione collettiva nazionale abbiamo lanciato un messaggio culturale al paese, attraverso la centralità del contratto, che si è rafforzata con questa tornata contrattuale, nettamente rafforzata, attraverso la costituzione del Comitato Nazionale Paritetico Bilaterale sulla cabina, cioè sulla digitalizzazione, impatto nuove tecnologie, con funzioni di cabina di regia. Perché in quel modo possiamo veramente gestire il cambiamento. Il secondo capoverso della piattaforma unitaria di rivendicazione prevedeva proprio questo aspetto, cioè il contratto nazionale come principale corpo normativo di riferimento per gestire senza strappi il cambiamento. E questo non è un'offesa quindi all'autonomia negoziale dell'altro livello di contrattazione, quello decentrato, quello che matura nei gruppi e che matura nelle aziende. Perché attraverso proprio la cabina di regia abbiamo definito gli ambiti, l'ha detto bene Mauro Bossola quindi nella sua relazione introduttiva. Perché abbiamo curato un aspetto fondamentale, evitare la giungla delle nuove figure professionali nascenti dalla nuova tecnologia. Abbiamo detto che quella cabina di regia si deve occupare di individuare le nuove figure professionali e i relativi inquadramenti. E nell'ambito del secondo livello di contrattazione c'è la possibilità di definire queste figure professionali, previo il parere favorevole della cabina di regia. Non è una violazione del secondo livello di negoziale, è la sicurezza di andare nella direzione giusta. È quello che ci siamo impegnati a fare. C'è una grande responsabilità che hanno soprattutto i segretari generali perché fanno parte di quella cabina di regia e perché dobbiamo gestire veramente insieme questa rivoluzione digitale. Però bisogna chiarire subito una cosa, che i banchieri non devono ripararsi dietro quindi la rivoluzione digitale. In Italia gli utilizzatori dei servizi bancari digitali sono solamente il 34% della popolazione. Un paese molto simile al nostro, anche culturalmente, come la Francia, ha utilizzatori pari al 63% della popolazione. Qual è la differenza? Che dal 2007 al 2018 in Italia abbiamo ridotto gli sportelli del 23,60%, in Francia del 6,80%. In Italia abbiamo ridotto l'occupazione nello stesso periodo del 19,5%, in Francia del 3,7%. È per quello che tutte le organizzazioni sindacali lamentano il problema occupazionale e lo mettono al centro delle proprie politiche. Quindi quella cabina di regia è funzionale a dire ai datori di lavoro: non dovete raccontarci delle balle. È chiaro che è difficile contemperare l'esigenza di molti lavoratori che vogliono uscire dal circuito produttivo perché non ne possono più. E questo è un altro grande problema. Tutti hanno definito segretari generali e non solo, Maurizio Gemelli, Mario Cusano e molti altri, questo come un contratto di svolta. E ha detto bene Giuliano quando ha detto: sì, 1990 è un'altra era geologica, c'era Donat Cantè della sinistra democristiana che ha permesso di ottenere quello che oggi giustamente nel tempo anche abbiamo rivendicato e finalmente quindi si è solidificato e si è addirittura allargato in questa tornata contrattuale, perché si è allargato,
Perché il comma 7 aggiunto all'articolo 1 ha un grande significato. Vale a dire, e l'ha detto quindi Fulvio Furlan, che la filiera del credito non si spezza, si spezza, non, cioè il contratto è funzionale a garantire i lavoratori ma anche tutto il paese. Perché queste cessioni, addirittura della like to pay, un tempo si chiamavano incagli, rappresentano un problema per il paese, diciamocelo. Ma anche le sofferenze che possono essere gestite dalle agenzie di recupero crediti sul territorio, che non sono soggetti vigilati. Questo purtroppo è la legge che lo prevede. Quindi attraverso il contratto abbiamo ottenuto un punto fondamentale di garanzia dei lavoratori che noi rappresentiamo, di garanzia anche per l'intero paese. E questo è un punto nodale, perché le banche hanno spostato le sofferenze e la spazzatura fuori, ma non sappiamo cosa succede fuori. E purtroppo gli effetti li vedremo tra un po', non adesso. Quindi quel successo dell'area contrattuale è veramente un successo. E uno non deve avere reconditi pensieri, abbiamo fatto un passo indietro. No, giuridicamente una valenza ricognitiva. Ma è un fatto, ad esempio, che il gruppo Unipol abbia spostato le sofferenze all'interno di un contenitore societario che è appunto un'agenzia di recupero dei crediti sul territorio e che applica il contratto collettivo nazionale del commercio e non quello dei bancari. Quindi è un successo. E la centralità del contratto nazionale quindi è sia sulla cabina di regia sia sull'area contrattuale. Molti hanno parlato, fortunatamente, di centralità della persona, che si manifesta nel contratto in vari ambiti. Il diritto alla disconnessione, la possibilità di prestare l'attività lavorativa attraverso il lavoro agile con una disciplina del contratto nazionale. Il tema della solidarietà, la banca del tempo. Ma veramente il contratto respira di sociale. È sociale. Il contratto è ontologicamente sociale. Questo un pochettino di più degli altri. Ma è importante e fondamentale la cura della persona che si manifesta attraverso le tutele. Molti hanno già parlato, Giuliano e non solo, tutti coloro che sono intervenuti della dichiarazione congiunta, e non mi soffermo su quello. Mauro Bossolo è entrato più nell'ambito di un aspetto che noi sappiamo essere purtroppo incisivo nel lavoro delle persone, nella vita delle persone al lavoro, è il tema delle contestazioni disciplinari. Una vera e propria piaga. Utilizzano datori di lavoro le contestazioni disciplinari come leva gestionale. E quindi l'avere ottenuto l'allungamento del periodo per produrre chiarimenti giustificativi, l'avere la possibilità di interrompere quel periodo per andare a cercare gli atti, è importante per l'efficacia difensiva. Ma soprattutto il fatto che la qualificazione del grado di colpa, noi abbiamo inteso la colpa grave, dipende dalle circostanze fattuali, dalle circostanze di fatto, perché è evidente che datori di lavoro fanno benissimo le circolari e inchiodano lavoratori a quegli obblighi e poi fanno dei target di vendita molto squilibrati, che non hanno attinenza con le norme. E quindi l'aver parlato di circostanze di fatto è fondamentale, perché i datori di lavoro semplicemente tutte le volte che aprono una contestazione disciplinare qualificano quella colpa come grave e da lì scatta una potenziale, purtroppo, danno patrimoniale a carico del lavoratore. Questo è il giro. E quindi quella locuzione circostanze di fatto è centrale nell'economia dell'articolo 44 del contratto nazionale di lavoro. Quella compattezza e quello spirito unitario vero l'abbiamo dimostrato sotto ogni forma, Claudia, che conosco. E quindi ti ci ho visto quando hai detto spirito unitario vero. L'abbiamo dimostrata anche quando non solo abbiamo tenuto noi il campo di gioco e abbiamo costretto l'ABI, che ha avuto un compito difficilissimo nel gestire tutte le associate, perché bisogna dirlo, l'ha fatto con senso di responsabilità, tenendo il fronte compatto, perché il nostro fronte sindacale era molto compatto, il fronte datoriale un po' meno. Con una sfrangiatura tra i grandi gruppi, e l'ha detto Mauro Bossola nella relazione, soprattutto i big, i grandi, i grandissimi, e tutto il resto. E quindi l'ABI ha esercitato pienamente la rappresentanza quindi del sistema bancario.
In quella fase cruciale delle trattative, strategica, abbiamo portato la parte economica alla fine. Sì, la valutazione abbiamo detto deve essere complessiva, però nel tempo abbiamo incassato con un lavoro sistematico, ricorrente, che non è partito nel novembre-dicembre del 2019, ma è partito sin dai primi mesi del 2019. Abbiamo portato a casa via via i vari risultati sulle varie materie. E è stato importante anche come abbiamo creato lo spazio. Non abbiamo fatto una proroga che avrebbe fatto indiavolare molti datori di lavoro, soprattutto sul trattamento di fine rapporto. Abbiamo fatto un posticipo convenzionale di termini, abbiamo traslato gli effetti in avanti. E questo ci ha consentito di trattare in profondità tutte le materie. E poi la parte economica è evidentemente un successo. E anche lì mandiamo un messaggio culturale al Paese. Lo mandiamo e come? Perché ha ragione Mauro quando dice che ci sono oltre 6 milioni di lavoratori che sono senza contratto, e io aggiungo che ci sono 160 vertenze a livello nazionale con persone che rischiano il posto di lavoro. Qui noi abbiamo detto: diamo i soldi ai lavoratori, perché la nostra economia è stagnante da 10 e più anni. C'è un grande movimento nell'economia, più 41% dell'export e più 23% dell'import. Ma è un nuotatore che è lì, che è affaticato, perché è fermo, i consumi sono fermi, perché c'è la cultura del non lavoro. Bisogna premiare il lavoro. Io sono confidente che questo contratto nazionale possa fungere da benchmark per altri settori merceologici, nella giusta e corretta rivendicazione salariale. Questa sessione di lavoro, io la considero così, questa bella assemblea, è fondamentale, perché alcuni dicono: ma e ora come si fa? Perché poi bisogna andare a raccontare ai lavoratori, ma soprattutto bisogna rendere esigibile il contratto stesso. Ma io direi che avremo poche difficoltà, pochissime difficoltà, non perché il contratto è considerato il migliore da N anni, ma perché vi ho sentiti motivati. Noi lo siamo, ma è importante che lo siamo tutti insieme. E qui l'ho respirato davvero. E quindi non ci sarà difficoltà a portare il contratto e a spiegarlo bene, declinarlo bene a tutti i lavoratori. Perché è chiaro che per rendere esigibile il contratto è importante che i lavoratori siano consapevoli delle potenzialità di questo contratto. Perché sono i primi guardiani del contratto nazionale di lavoro. Grazie per l'ascolto.